Il cuore congelato di Elsa si è sciolto. Portate un estintore. Ora Elsa ama tutto ciò che è caldo e piccante. Cosa succederà dopo? Puoi scoprirlo solo su Lalilù. Facciamole un nuovo look. Prendi le misure e traccia un corsetto sulla gomma piuma. Taglia i pezzi. Aggiungi il velcro. Crea una gonna con del tessuto scintillante. Ora l'abito ha la forma giusta. Decora la scollatura. Aggiungi un po' di glitter. Completa l'abito con piume rosse e uno strass. Wow! Elsa adora questo cambiamento. Mi piace! Un vestito così si può trovare solo nell'atelier di Lalilù. Anna ed Elsa stanno giocando a palle di neve nella foresta. Le sorelle ridono e si rincorrono. Non mi prenderai mai! Mentre scappa da Anna, Elsa scivola. Quella botta ha cambiato tutto. Wow! Elsa, i tuoi capelli! Alzati presto, come stai? Fa caldo! Sei molto cambiata! Ora anche il vestito di Elsa è diventato rosso fuoco. È il potere del fuoco? Stai andando a fuoco! Prendo l'estintore. Perché è nel panico? Che strano, io mi sento bene. Trasforma un pezzo Lego in un estintore. Dipingilo. Una spirale decorativa tornerà utile. Attaccaci il filo di ferro. Indicare la levetta. Incollaci anche un'etichetta stampata. Quando Elsa se ne va, Anna è terrorizzata all'idea di trovare degli incendi. Dobbiamo proteggere la foresta. Non si scherza con il fuoco. Fortunatamente l'estintore ha risolto rapidamente il problema. Gli alberi sono al sicuro adesso. Elsa sta semplicemente leggendo un giornale in soggiorno, ma la carta prende fuoco. Oh, Anna, aiuto! Meno male che abbiamo un estintore. Non è facile prenderlo, ma alla fine abbiamo fermato il fuoco. Elsa brucerà il castello. Ti serve un po' di riposo. Crea la struttura del letto con del cartone spesso. Copri i lati con la gomma piuma ornamentale. Taglia le fiamme dalla gomma piuma normale. Le fiamme danzano nell'aria. Decora la testiera e il fondo con le fiamme. Anche le lenzuola e i cuscini si abbinano a questo stile. Il letto preferito di Elsa prende fuoco. Anna ha ragione, devo fare un pisolino. Il mio letto caldo preferito. Ma il suo corpo non è abituato alla nuova temperatura. Non riesco a dormire, fa troppo caldo. Forse una maschera per dormire l'aiuterà. Ritaglia il pezzo e decoralo con fiamme arancioni. Disegna degli occhi assonnati. Un elastico terrà la maschera. Elsa non riesce ad addormentarsi. Continua a girarsi e rigirarsi. Uff, è troppo luminoso, anche con gli occhi chiusi. Dov'è la mia maschera? Sì, adesso posso rilassarmi. Elsa riesce finalmente ad addormentarsi. Copri un contenitore di plastica vuoto con la pittura acrilica. In questo modo le fiamme saranno ancora più luminose. Aggiungi uno strato di colla e cospargilo di glitter. È fantastico! È ora di aggiungere i dettagli della vasca. Copri il fondo della vasca con le pietre. Trattengono molto bene il calore. Dopo una bella notte di sonno, Elsa decide di rinfrescarsi e fare un bagno. Ora c'è un'intera vasca. Ai, attenzione al vapore caldo! L'acqua sta quasi bollendo! Ma manca qualcosa! Certo, indosserò la mia maschera! Ora posso rilassarmi! Ops, sembra che mi sia addormentata! Quando ho spostato la vasca? Anche se è solo un sogno, è un sogno meraviglioso! Dividi un po' di vecchia melma in pezzi. Dipingila con colori diversi. Fai degli strati in una bottiglia di vetro e premi. Aggiungi un'etichetta e chiudi bene con il tappino. Crea una spugna con una spugnetta da trucco e un pezzo di stoffa. Un set doccia di design è pronto!
La nostra eroina si sta pulendo le gambe con una spugna da bagno. E con questo gel speziato, il bagno si trasforma in una vera procedura termale. È importante rinfrescarsi dopo il bagno. Crea un morbido accappatoio con un asciugamano. Aggiungi un paio di maniche ed è quasi pronto. Dobbiamo solo aggiungere il colletto e le tasche. Le decorazioni infuocate sono su tutte le cose di Elsa. Giusto, ci stavamo dimenticando della cinta. Si sta davvero comodi al caldo in un accappatoio come questo. Dopo aver fatto il bagno, è importante togliere l'asciugamano quando è bagnato. Elsa va a cambiarsi. È un bene che ora abbia una vestaglia. Lega la cinta. Adesso va bene. Elsa può prendersi una pausa e rilassarsi. Guarda che belle luci! Perché questa tendenza non ha preso piede? Il mio stomaco brontola. Ho fame! Questo è un compito pericoloso. Riempire una bottiglia con salsa piccante. Evita di toccare il tabasco con le mani. Versa con attenzione la salsa. Aggiungi un dosatore e un tappino. Incollaci un'etichetta. Sarà piccante! Fortunatamente avevo già ordinato il cibo. Sto morendo di fame. Bene, iniziamo con queste. Ha un sapore così semplice. Ma manca qualcosa. Giusto, c'è la salsa piccante in frigo. Versa altro tabasco. Versalo ovunque. Buonissimo, così è molto meglio. Anna sente Elsa fare rumore in cucina e decide di fare anche lei uno spuntino. Ha un odore strano. Ok, lo assaggio. Ah, vado a fuoco! La mia bocca! Che strano, ha un sapore così esotico. Sto per finire la salsa. Devo comprare un'altra confezione. Prepara un impasto con l'argilla leggera. Il nostro pizzaiolo è un professionista. Stendi la pasta. Aggiungi la salsa di pomodoro e il tabasco. Ci sarà uno strato di formaggio fuso sopra. Cospargi la pizza con l'origano. Non è ancora abbastanza piccante? Nessun problema! Ci metteremo un'intera scatola di peperoncino piccante. La pizza alla diavola è servita! Metti la pizza dentro una scatola e tienila al caldo. Elsa ha ancora fame. È ora di ordinare. Pronto? Pizzeria? Portatemi la pizza più piccante che avete. Ecco il ragazzo delle consegne. Abbiamo la consegna super veloce per questi ordini speciali. Una pizza calda e piccante. Ecco cosa mi piace. Devo salvare mia sorella. La gente dice che i troll mi possono aiutare. Dov'è il loro numero? Pronto? I suoi poteri di ghiaccio si sono trasformati in potere di fuoco. Cosa posso fare? Questi sono gli ingredienti. Mescolare ghiaccio, brina e fiocchi di neve. La polvere magica può far tornare Elsa come era prima. Devo solo dargliela. Sorella, ti piace il cibo? Vuoi mangiare altro? Oh, ho mangiato troppo. Ok, lo farò la prossima volta. Questi tre pezzi di argilla leggera sono caldi come se fossero usciti direttamente dal forno. Usane uno per modellare la testa di Olaf. Aggiungi dei piccoli dettagli. Aggiungi gli occhi e un piccolo ciuffo. Attacca una carota per fare il naso. Non hai mai visto un Olaf come questo prima? Anna! Elsa! Dove siete? Avevamo deciso di uscire. Olaf, eccoti qui. Mi sento un po' strana. Ma questo non ci impedirà di fare un picnic. Pensavo non l'avresti mai detto. Dammi il 5. Anche Olaf si è trasformato in un caldo pupazzo di neve. Fa così caldo. Ma non mi sta sciogliendo. Che novità. Sono stata via solo per un momento e adesso su Olaf si possono arrostire i marshmallow. Gli amici vanno comunque a fare un picnic. E il pupazzo di neve sarà un falò. Buon appetito. Adesso posso aggiungere la polvere. I troll avevano ragione, solo un morso e la trasformazione ha inizio. Vestito blu, capelli biondi. Sì, Elsa è tornata quella di sempre. Olaf, cosa ti è successo?
Il tocco della sua amica lo ha riportato indietro. Premi like se ti è piaciuto il nostro video e non dimenticare di iscriverti alla Lilù per vedere altre fantastiche idee per le bambole.